Ciao ragazzi, buona giornata. Oggi abbiamo nostro ospite, dottor Antonio Morandi. Lui si presenterà dentro nel video che seguirà questa brevissima presentazione e ci parlerà di Ayurveda. Sono fortunato, nel senso che sono 6 anni che conosco il dottor Antonio Morandi e Cristina, sua moglie, mia collega architetto, con i quali ho avuto il piacere di trascorrere con loro serate sicuramente interessanti, con dei confronti di architettura e di medicina. Bene, il dottor Morandi oggi ci comunicherà i suoi consigli a favore del concetto di salute. Ma la cosa che mi piace molto, lui parlerà, ci parlerà, come ci siamo sempre comunicati, salute individuale. Ecco, la differenza, salute individuale. Benissimo, vi lascio al video. Ringrazio il dottor Antonio Morandi per la partecipazione a questo team e doc, annata stamattina. Buona giornata, grazie mille. Buongiorno, io sono il dottor Antonio Morandi, sono il direttore di Ayurvedic Point, che è un istituto che si occupa di Ayurveda, cioè composto da un centro medico e anche da una scuola per corsi per medici e corsi per tecnici. Che cos'è l'Ayurveda? L'Ayurveda è importante e una delle più antiche medicine tradizionali dell'India. La parola Ayurveda significa conoscenza della vita in tutte le sue manifestazioni, in tutta la sua estensione, quindi è un po' di più di una medicina, è una visione della realtà, una visione della vita e quindi una filosofia anche, oltre che appunto la medicina. In questo momento particolare, stiamo vivendo il momento del coronavirus, e le indicazioni dell'Ayurveda ci possono essere veramente utili, veramente importanti. Pensate che l'Ayurveda basa tutto il suo concetto, tutta la sua struttura di pensiero sul concetto di salute. Non sul concetto di malattia, sul concetto di salute. E vede la salute come elemento fondamentale. Noi dobbiamo preservare la salute, quindi un elemento estremamente importante perché guarda appunto alla prevenzione. E quando questa salute è in qualche modo alterata, la dobbiamo recuperare, tenendo però sempre presente quella che è la salute individuale. Quindi per l'Ayurveda non ci sono degli stati di salute assoluta, ma ci sono degli stati di salute individuali, solamente quello che ognuno di noi è, che la salute che deriva dalla nostra costituzione, da come noi siamo fatti, da come noi ci esprimiamo in questa realtà, in questo mondo. Per l'Ayurveda la salute si mantiene, e quindi anche l'immunità, perché per l'Ayurveda la salute e l'immunità coesistono, sono praticamente la stessa cosa, perché per l'Ayurveda salute è la capacità di rispondere adeguandosi agli stimoli ambientali e ai cambiamenti ambientali, e quindi l'immunità da un certo punto di vista è più o meno la stessa cosa, quindi è la capacità che un organismo ha di adattarsi, di rispondere ed eventualmente anche di contrastare quelli che sono le variazioni ambientali. Quindi, dicevo, quali sono gli elementi che per l'Ayurveda sono alla base della salute e quindi alla base anche dell'immunità? Sono fondamentalmente quello che mangiamo, quello che beviamo, come respiriamo, è quello che respiriamo, e fondamentalmente quello che pensiamo. Quello che pensiamo per l'Ayurveda è
l'elemento più importante, dal nostro pensiero, dalla nostra attitudine nei confronti della vita, della nostra vita, degli eventi, dalla nostra capacità di essere quindi resilienti, cioè di adattarsi alle situazioni, deriva tutta la nostra capacità di vivere in maniera adeguata, di vivere in maniera di vivere in salute. Questo è molto semplice perché per l'Ayurveda noi percepiamo la realtà con i cinque sensi. Quindi, con questi cinque sensi, con le percezioni che derivano da questi cinque sensi, la nostra mente crea un modello di realtà sulla base del quale poi la mente dice all'organismo fisico grossolano come comportarsi per rispondere agli stimoli percepiti. Quindi ci rendiamo conto che la manifestazione fisica non è altro che una materializzazione del nostro stato mentale. Quindi in un momento come questo, in un momento in cui siamo in uno stato di emergenza, in cui non ci possiamo muovere di casa, in cui abbiamo bisogno di stare attenti a tutta una serie di cose, in cui ci troviamo in una situazione di grande riflessione interiore, perché ovviamente non potendo seguire quelle che sono le nostre attività, o perlomeno avendo delle forti limitazioni, siamo costretti in qualche modo a stare con noi stessi. E questo stare con noi stessi è molto importante però in realtà. Da un certo punto di vista questo momento è un momento che noi possiamo utilizzarlo non solamente nell'attesa di ritornare come eravamo prima, che non torneremo mai come eravamo prima perché niente è come era, quindi il tempo scorre e la realtà scorre sempre, ma dobbiamo imparare una lezione, perché tutta questa situazione che si è creata è una situazione che si è creata nel corso degli anni, nel corso dei decenni, nel corso dei secoli anche. C'è stata una sorta di, fra virgolette, degenerazione di quello che è la nostra vita, il nostro stile di vita, la nostra percezione, la percezione di noi stessi, e quindi un'alterazione di quei quattro elementi fondamentali di cui parlavamo prima, ma fondamentalmente della consapevolezza, quindi l'elemento mentale, l'elemento psicologico, che è alla base poi di quello che noi mangiamo, di quello che noi beviamo e di come e di quello che noi respiriamo, e quindi dell'interazione che noi abbiamo con il nostro ambiente. Quindi che cosa fare? Che cosa dobbiamo imparare da questa situazione? Noi dobbiamo imparare a rivedere la nostra vita, dobbiamo imparare a ridare valore a delle cose di cui ci eravamo dimenticati, dobbiamo imparare a ridare priorità diverse alle azioni della nostra vita, alla qualità della nostra vita. Questo dobbiamo imparare. Questa situazione ci dà questa opportunità. Dal mio punto di vista l'Ayurveda aiuta molto, perché l'Ayurveda, come vi dicevo, è un sistema basato sull'attenzione alla salute, sull'attenzione a quello che noi siamo, sull'attenzione alla nostra relazione con l'ambiente e quindi sulla consapevolezza di vivere, sulla consapevolezza di vita. Noi dobbiamo vivere, dobbiamo essere consapevoli di vivere, dobbiamo renderci conto di vivere, e per renderci conto di vivere noi dobbiamo essere attenti alla nostra vita, dobbiamo osservare. Grazie.